di riconoscimento vocale faccio un po' il fisco, cioè quello che fa un po' di tutto, non fa un po', alla fine non fa neanche, però però insomma ecco, diciamo spero di riuscire a comunicarmi magari in modo non troppo dettagliato questo argomento che sono legato sul network, questo per questo è come dire, un articolo uscito da ottobre pubblicato da Intorn, che è uno dei più grandi, insomma, che si è detto padrino del deep learning, insomma, che ha dato nuova linfa al deep learning negli ultimi 5-6 anni. E, però ecco, non, questo voglio precisare, non sto qui a insegnare niente a nessuno, io sono molto meno bravo di lui. Interrompetemi, fate domande. E, no, no, fronte. Parto subito. No, allora, parliamo un po' di capsule. Quindi le capsule sarebbero questo nuovo modello di reti neurali che ha proposto Intorn, che serve appunto per estendere le reti neurali a convoluzione, convolutional neural network. Quindi prende spunto senz'altro da queste CNN e vediamo ora come le estende. Perciò al momento volevo un po' ricapitolare queste convolutional neural network che già sono state un po' accennate prima. E vi faccio subito con questo esempio. Diciamo l'obiettivo, allora, nascono per riconoscimento delle immagini, quindi sono state, come dire, nascono anche, prendono spunto dalla biologia. Io che sono fisico mi piace marcare questo punto, quindi si prende sempre spunto dalla natura e quindi si è visto come funziona l'occhio umano e si è voluto imitare, quindi già dagli anni 80 ci sono state dei tentativi di imitare questo modello di riconoscimento visivo e con le convolutional neural network si arriva perciò a un ottimo risultato. Questo risultato è dovuto principalmente a due tecniche, chiamiamole così, quindi la convoluzione e la spot sampling. La convoluzione cos'è? Tutti sapete cos'è la convoluzione? No. È un'operazione matematica sostanzialmente, quindi si anche la teoria dei segnali, insomma, partendo, insomma, io non sono un buon oratore, se parlo male di se faccio un migliore di un'autorità di qualcuno, alzate le mani, questo sta per me. Vai benissimo! Allora, quindi la convoluzione è un'operazione matematica che sostanzialmente serve per. Facciamo così, faccio un esempio: se io ho un segnale temporale, insomma, un segnale 1D, io posso voler fare una convoluzione con un kernel. Che cos'è questo kernel? È semplicemente un'altra funzione, no? Mi viene per fare questa analogia con la trasformazione di Fourier. Noi quando facciamo la trasformazione di Fourier cerchiamo di suddividere un'onda in componenti sinusoidali, seno e coseno. Quindi semplicemente io quando faccio l'integrale, insomma quando faccio una convoluzione, voglio con questa operazione vedere in quale parte del segnale io mi ritrovo quella funzione di prova, che sarebbe il kernel. La stessa cosa la posso fare con l'immagine, quindi io definisco dei kernel, e qui il kernel di passare subito questa altra immagine qua. C'ho questa piccola matrice, insomma, che poi è un'immagine a sua volta. Questo è un kernel, io lo faccio scorrere sulla mia immagine lì e faccio un'operazione di convoluzione, quindi praticamente senza andare a spiegare qualche dettaglio, mi ritrovo con un risultato, un output di questa convoluzione che è un'immagine un po' più piccola, perché io praticamente moltiplico questa matrice elemento per elemento, ne faccio poi la somma di tutti gli elementi, quindi mi ritrovo questo 4, quindi faccio la somma di elementi, no, questo 3 con 5, quindi non si conta, non mi ricordo, facciamo più bene. Quindi io praticamente con questa operazione di convoluzione ottengo un risultato sbagliato che è proprio la mia fisica, è
è giusto. Quindi rientro con questa conclusione, ritorno a queste immagini generali e mi ritrovo queste feature maps. Qui ho una feature map per ogni filtro, per ogni kernel che sto usando. Poi faccio un'operazione di subsampling e questa operazione ha diciamo, lo scopo principale di, appunto, come dice il nome, di ridurre questa immagine. E dopo aver fatto questa riduzione io ripeto questa procedura, quindi convoluzione e subsampling accoppiate, le posso ripetere un numero indefinito di volte e quindi posso avere, non so, 2, 3, 4, 5, 10 livelli, quindi un livello è questa coppia di operazioni, e alla fine mi ritroverò con un insieme di feature maps e mi troverò un livello di output magari fully connected, e anche l'output di questa rete sarà quindi un classificatore che mi permetterà di scoprire che cosa c'è nell'immagine, se c'era un gatto, un cane, insomma, quello che abbiamo chiesto di conoscere nel primo insieme. Cerco di essere rapido. Questo qui è il detto, quindi ci ritroviamo un insieme di feature maps. Vediamo in cosa consiste il subsampling. Praticamente facciamo questa operazione di pooling. Quindi se prendiamo questa feature maps, questa mappa, insomma, questa feature, l'operazione di pooling consiste sempre nel prendere una finestra che scorre lungo tutta la mappa, e per esempio questa è una finestra 2x2. Selezioniamo il valore più alto, appunto max pooling, e ce lo mettiamo da parte, quindi 6. In quest'altra finestra troviamo 3 e 4. E quindi ci troviamo dalla matrice 4x4 alla matrice 2x2. In questo modo riusciamo a fare una cosa importante, cioè noi dobbiamo ridurre la risoluzione spaziale della nostra immagine, perché l'obiettivo è proprio, partendo da una grande immagine, arrivare a un solo dato. Quindi questo è il vettore che nel caso, per esempio, del riconoscimento delle cifre digit, no? Conoscete il NIST, per task, se si vuole andare su TensorFlow, c'è questo esempio base, no? Riconoscere le cifre scritte a mano. Quindi immaginate che questo sia un vettore di 10 elementi da 0 a 9, quando si illumina il terzo vuol dire che la rete ha riconosciuto quelle cifre. Quindi è importante questa operazione di riduzione. E va bene, quindi però ridurre, adesso lo facciamo con mass pooling. Ci possono stare dei problemi, perché sicuramente un vantaggio è quello di come dire, preservare le caratteristiche salienti di quella, della singola zona che va a prendere, e si cerca quindi di rendere invariante per piccole trasformazioni, diciamo meglio. Cioè io voglio, facendo questa riduzione di parametri, quindi voglio fare una, quando voi ridimensionate l'immagine viene molto più, no? Quindi io devo fare attenzione a ridurla questa immagine, e perciò col max pooling si riesce a ottimizzare, insomma io non voglio perdere la qualità dell'immagine, però comunque devo riuscire ad arrivare a una riduzione. C'è questo problema da tenere in mente. Vabbè, questo andiamo avanti, sono vari tipi di convoluzione. Il problema che può nascere con le CNN è che appunto le informazioni non vengono preservate in modo ottimale, perché con questa architettura, per esempio, se io mi ritrovo a un certo punto di un'immagine, di un volto, a dover, che ne so, analizzare questa parte e scoprire che qui viene attivata la mappa relativa agli occhi, oppure la mappa relativa alle rette, perché qui scopro, qui c'è un naso, oppure riconosce una retta con un'ombra,
e ok, dice va bene, qui c'è una retta, potrebbe essere un naso, andiamo avanti al successivo. Quindi a un certo punto a livelli successivi ci saranno delle mappe che riconosceranno proprio gli occhi, la bocca, il naso e quant'altro, però col Max Pooling si perde la relativa orientazione, il relativo orientamento di queste features. E quindi può succedere che un quadro di Picasso viene riconosciuto come una bella donna, per esempio. Che potrebbe anche essere un risultato, però anche questa immagine verrebbe riconosciuta come un'immagine, come una faccia. E quindi questo lo vogliamo. Quindi Hilton esce fuori con una buona idea. Esce fuori con un'idea, questa è una semplificazione di questa idea. Così come con i programmi di computer grafica si cerca di fare il rendering dell'immagine a partire dai dati vettoriali, quindi non so che per descrivere un rettangolo mi bastano due coordinate e un angolo, stessa cosa un triangolo, si vuole tentare di fare l'inverso, cioè quando devo riconoscere un'immagine, che potrebbe essere quella lì, un quadrato, un rettangolo, un triangolo, un sigillo, voglio cercare di dedurre quali sono le caratteristiche che l'hanno generato, quali sono le informazioni di alto livello che mi hanno portato a quell'immagine. Allora. Quindi lui propone questa capsule network in cui praticamente ci sono queste capsule che sono gruppi di neuroni. Le capsule sono gruppi di neuroni. Questa è un'immagine di base, lui mantiene a primo livello sempre lo stesso tipo di rete di convoluzione, perché sostanzialmente non so se ho fatto vedere prima, c'era un'altra immagine. Questo è un esempio di come dire il feature di primo livello, secondo, terzo livello, la via via sempre a riconoscere i feature più grandi, che quindi racchiudono una porzione più ampia dell'immagine. Al primo livello noi abbiamo sempre rette, angoli, insomma sono caratteristiche abbastanza semplici. Questo ha proposto di mantenere al primo livello questa rete a convoluzione perché andava bene così, tanto dobbiamo sempre riconoscere rette, punti, angoli e va bene. Però per quanto riguarda le feature di livello successivo, che possono essere più complesse, è ancora queste capsule. Quindi non abbiamo più il kernel che andava a scorrere sull'immagine, ma abbiamo una situazione più complessa. Qui ci sono delle matrici che si vanno a collegare praticamente a questo gruppo di neuroni, quindi l'output di una capsula sarà un vettore, non sarà più un singolo scalare. E questo qui, è, diciamo, questo fatto in per sé è una grande, secondo me, una grande scoperta, perché riuscire a vediamo se chi è fisico mi segue in questo ragionamento, cioè ha già capito dove arrivare. Cioè quando io voglio riconoscere qualcosa di più complesso, io non sempre devo cercare di trovare la soluzione. Quindi il processo di Occam va bene, però insomma se il problema è complesso forse la soluzione anche sarà complessa. Quindi va bene tagliare, però a un certo punto io dovrò riservarmi un momento in cui vado a pensare invece a una soluzione più complessa. E quindi io, invece di tenermi un neurone, devo tenermi un gruppo di neuroni come output. Quindi devo passare da uno scalare a un vettore. Qua. Va bene. Quindi praticamente con un vettore io ora posso riuscire a fare di più. E che cosa facciamo? Questa prima slide. Quindi con questo vettore noi andiamo a codificare le feature in quale modo? Con la lunghezza del vettore noi decidiamo che col modulo quadro di questo vettore definiamo la probabilità che quella feature sia presente in quella porzione di immagine, mentre invece con la direzione di questo vettore ci andiamo a definire le caratteristiche che vogliamo riconoscere. Quindi mentre con un singolo neurone noi avevamo uno scalare che ci diceva va bene o 0 o 1 infinito per dire se c'è una caratteristica, noi invece ora possiamo in questi due modi definire
tipi diversi di caratteristiche con una diversa probabilità di occorrenza. Prima con Max Pulite, se io avevo una retta un po' storta, non la vedevo. E quindi dovevo dare una bassa probabilità di occorrenza di una retta. Invece ora, se c'è una retta obliqua, posso sempre dire sì, c'è una retta, però è obliqua. E questo lo potuto fare grazie al vettore. Ma questo vettore che dimensione? Oh, la dimensione, come dice lui nell'articolo, può essere 8 o anche di più. Ora qui mi sembra che qui fosse una dimensione 8, però in realtà questo è il problema per l'ingegnere, diciamo. Lo lasciamo a chi si mette a studiare a verificare. Ecco, a sporcare le mani, ovviamente bisogna sporcarsi le mani perché sembra un po' di sbaglio. Però ecco, questo vuol dire che la dimensione è, lui ha fatto questa verifica, mi sembra anche con le immagini di 3D, e quindi si è trovato magari con 8 dimensioni a poter lavorare bene. Però 8 dimensioni, quindi, che significa che noi con un vettore, sì, noi quindi con un vettore a 8 componenti possiamo, come dire, ci possiamo ricavare 8 caratteristiche diverse da questa informazione. Sì, io non ho capito l'operazione che porta poi alla definizione del vettore, cioè nella slide di prima ad un certo punto c'è una serie di mappe di attivazione per penso dire 2 con 1. Qual è l'operazione che porta poi alla produzione delle capsule? Allora, qui ci sono delle matrici, quindi mentre nel kernel noi avevamo semplicemente una matrice che andava, l'operazione di convoluzione consisteva in una denominazione lineare. Qui ora noi abbiamo da questo output della convolution abbiamo per poterci collegare a questi altri vettori abbiamo un'altra operazione matriciale, vabbè qui ora nel dettaglio non c'è, però viene introdotta questa ulteriore operazione matriciale oltre alle altre operazioni che già stanno nella convolution, quindi combinazione lineare. Ora avrei voluto approfondire ancora più in dettaglio, però visto che per poco cerco di più presto, poi magari se terrete al mio prossimo meetup di Milano ci saranno gli sviluppi e approfondiremo anche la dire qualunque sia quella funzione è sempre quella, non cambia, non c'è addestramento o selezione di parametri. Sì, ma c'è anche l'addestramento su questi parametri qui, anche sulla funzione che trasforma dal primo livello convoluzionale al primo. Sì, ovviamente i parametri dei soggetti a addestramento sono molti di più. La struttura prevede che siano più parametri, però poi si vedrà che per riconoscere bene delle immagini la CapsNet performa meglio della CNN, quindi a parità di riconoscimento ha bisogno di meno parametri e quindi già questa è una buona cosa. Viaggiamo subito qui, poi qui ci sta questo livello di output. Così come nella convolution abbiamo questo livello qua, in cui sostanzialmente abbiamo 10 elementi, insomma, un vettore di 10 elementi per indicarci a quale categoria appartenesse l'immagine. Qui abbiamo 16, va bene, perché c'era questo problema. No, sempre 10. 16 è la dimensione di questi vettori, 10 sono sempre le possibili classi di output, poi qui vedremo che cosa serve questo output. E quindi l'output è un vettore nuovo e questo vettore viene modificato, quindi anche appunto, potremmo dire se c'è un vettore a 8 dimensioni io posso, ho uno spazio a 8 dimensioni e posso definire, associare a ogni di queste dimensioni, non so, quanto è grande il traslato che sono vedendo. Questo 5 qui viene via via a svenirsi, quindi io posso avere dei tratti che sono più o meno marcati, oppure il 6 lo posso scrivere in vari modi, no? Quindi questa qui è una dimensione. La dimensione del 6 è tracciato. Capite che questo nuovo modello apre degli scenari grandissimi, perché io posso, non so, anche applicarlo al testo, mi sta prendendo questo. E quindi ciò che noi immaginiamo essere, non so, le relazioni semantiche tra le parole, tra le frasi, possiamo usare queste reti per, non so, possiamo fare queste dimensioni per andare a... finisco la frase appena... ci provo prima di... posso usare queste dimensioni di
di un livello ennesimo di questa rete, che è sempre, quindi sarà sempre costituita da tanti livelli, per, non so, per definire le differenze semantiche tra parole piuttosto che tra frasi, oppure io leggendo un testo, man mano che leggo, capisco il senso della frase andando a, mettere a fianco le parole che leggo, e poi capisco il senso della pagina andando a mettere a fianco le frasi che leggo. Quindi queste definizioni poi le possiamo usare appunto così come già si usa il word wrap per definire uno spazio semantico delle parole. Finisco ovviamente, ok, andiamo a sì, volevo chiedere queste dimensioni in più che ci sono anche nell'output, quindi della rete, sì. Uno deve inserirle anche nel training set, quindi cioè deve misurarle nel training set, la destrare. No, il training set è sempre lo stesso fatto delle stesse cifre, è la rete che capisce da sola quali sono queste caratteristiche. La struttura di invarianza per traslazione gliela dai facendo la condivisione dei pesi, sì. Mentre qui queste capsule, cioè, ognuna deve raccogliere delle informazioni coerenti al suo interno, sì. E poi ognuna deve specializzarsi, e non mi è chiaro nella struttura della rete o nell'addestramento cos'è che fa sì che si separino così, perché in teoria anche i filtri che tu metti in una rete normale, cioè 8 coordinate più altre 8 più altre 8, cioè anche lì la dimensione è, cioè sono, però quelli sono tanti scalari, quindi questi sono vettori, in che senso? Cos'è che li tiene assieme nell'addestramento? Forse è la cosa che stava dicendo. No, questa è la cosa che è più normale che fai, vedere la dinamica routine. Il dynamic routine in realtà ha zitto. Non so se era ecco, io ti lascio un po' una testa. Però non l'avevo sviluppato nel dettaglio, comunque. Questa in realtà è una dinamica ludica, è un'altra parte oltre alla vettorizzazione dei neuroni. È comunque una domanda sottile, non so se riesco a rispondere adesso. Perché tu dici che i kernel sono comunque dei vettori, perché sono dei matrici. Cioè, sai, 256 filtri è un vettore di dimensione 256, quindi. Ok. Però qui tu ti ritrovi alla fine al livello ennesimo delle feature max che sono delle matrici, diciamo. Qui ora tu non hai delle matrici, hai dei cubi. Perché c'è questa dimensione. Ma cos'è quella di là, però ci deve essere sicuramente portato il soldato. Cioè, è una perché? La seconda risposta alla domanda è, cioè praticamente c'è sia backpropagation come nelle convoluzioni normali. E poi c'è la forward propagation di queste capsule, che è stata sostituita con un altro tipo di algoritmo che praticamente collega le capsule che hanno un'attivazione, diciamo, un'attivazione simile, c'è una condizione di reazione simile che una impresa simile. Questo è un sì, che farebbe veramente due cose contemporaneamente. Uno, di fare una sorta di max pooling, perché veramente sopravvivono le cose, diciamo, le capsule che hanno, si collegano alle capsule che hanno una probabilità maggiore di attivazione. E poi, la seconda cosa, si allineano, diciamo, le caratteristiche tra diciamo, tra le capsule che intermedie e le capsule di output che vanno a rappresentare effettivamente i caratteri. Poi per rinforzare questo fatto del fatto che le capsule di output devono rappresentare i caratteri, viene fatto anche un autoencoding insieme all'allenamento per riconoscere l'immagine, viene anche fatto un autoencoding in modo tale che ogni capsula di output vada proprio a cercare di rappresentare l'immagine, sì. Cioè la sua immagine, cioè il suo carattere, se c'è una capsula di carattere 1 che cercherà di mettersi in modo tale da comunque sì, diciamo il routing è un altro elemento importante delle capsule, però mi
farebbe anche piacere rispondere magari meglio al prossimo, prossimo incontro con un grafico, diciamo, magari che spiega meglio questo, questa differenza. E va bene, quindi cerco di andare un po' più veloce, quindi abbiamo dettagli le equazioni, forse sono meno interessanti, però insomma questa è la funzione di attivazione che permette di trattare questo vettore in modo da renderlo, diciamo, coerente con tutta la struttura. Quindi si vuole, con questo termine della funzione di attivazione, si vuole normalizzare il vettore, si vuole fare in modo che mantenga sempre la stessa direzione. E, vabbè, questa è la funzione di attivazione. Per il dynamic tuning, sostanzialmente, questa è pure poco chiara, vi posso dire che questa frase forse la spiega meglio. Ciascuna capsula attiva sceglie le capsule nel livello inferiore, cioè questi coefficienti qua dietro, questi coefficienti C, J, sono pure dei parametri di addestramento che determinano come le capsule del livello inferiore si vanno facendo le capsule del livello superiore. Cioè, se io a livello inferiore delle capsule che mi determinano se c'è la presenza di un occhio o di un orecchio, il dynamic routing mi permette di associare le relative capsule alla capsula della faccia e non ad altre capsule, che non riguardano la faccia. Quindi, cioè, io posso anche avere un'altra immagine in cui, per esempio questa immagine qui, in cui la posizione spaziale relativa degli oggetti non è quella giusta della faccia, però in tal caso io non ho quei coefficienti C, J, non saranno coefficienti che non vanno a finire nella capsula della faccia, non saranno incrementati dal training. Vabbè, capisco che non è facile, qui avrei dovuto spiegare un po' meglio. Andiamo un po' più velocemente, visto che già passando l'ora che stiamo a dire. Questo è quello che diceva lui: noi possiamo avere un livello di output che ci, come una qualcosa che ci ricostruisce l'immagine di input, e questa immagine di output possiamo inserirla nella funzione costo, sommata alla normale cross entity, per poter ottimizzare meglio l'aggiustamento. Però più che altro questo qui serviva poi per visualizzare quello che la rete aveva riconosciuto, ed era utile in quest'altro task in cui ci troviamo con le cifre che sono sovrapposte. Quindi nella stessa immagine abbiamo scritto due cifre. Immaginate che cifra potrebbe essere questa. Lui ha riconosciuto che è un 6 e un 0, e effettivamente lo sapevamo, cioè questo è stato un test. Volevamo fargli riconoscere le immagini sovrapposte, lì avevamo scritto un 6 e un 0 sovrapposto, e la cassa non riusciva a riconoscerla. Quindi la capacità di riconoscimento delle immagini è così avanzata che riconoscere le immagini sovrapposte, delle cifre sovrapposte. Questo qui per esempio potrebbe essere un 4, ma in origine era un 2 sovrapposto a un 7. Infatti c'è un 2 a scena del rosso e un'altra cifra in verde, e questo appunto poteva essere realizzare soltanto con quel livello di output, no? Penso che anche l'autentuario non so proprio quello, ma sì. Non so se è possibile farlo con una cena, non ho mai visto questo esperimento. E vabbè, qui poi ci sono dei pro e contro, questi però diciamo non sono stato io a verificarli, ma sarebbe bello anche ci sono dei codici. Questo Matteo Alberti del nostro gruppo ha passato anche un codice e penso che potremmo anche renderlo pubblico. Che dici, Francesco? Matteo mi ha passato anche il codice, potremmo rendere pubblico il codice? Sì, se vi interessa, sì. Noi abbiamo un repository di paper, di codice, che si può condividere. Sì, si può condividere. Possiamo giocare tutti quanti insieme a verificare questi due punti.
Posso fare una domanda? Sì, come va? Il secondo punto. Necessitano di una parità di dati inferiore dei corrispettivi modelli. Allora, questo è uno dei punti fondamentali del learning theory. Eh sì. In che senso? Ma è provato, c'è un teorema, c'è qualcosa? Oppure empiricamente? Empiricamente. Quindi c'è una strada aperta per dimostrare questi problemi. Sì. Dottor Linton lascia aperta tantissime cose in realtà. Da ottobre sono passati, insomma, forse soltanto due o tre articoli stanno cercando di applicare questo modello. Quindi questa è un'osservazione che ha fatto Winston nel paper? Sì, sì, dovrebbe essere. Okay. Quindi dovrebbe essere una sua. Beh, no, diciamo, è un'osservazione, ecco. Ok. Innanzitutto questo qui è un'osservazione fatta sui parametri, cioè dello stesso training set si raggiunge magari la stessa capacità, lo stesso percentuale di errore con un minor numero di parametri. Quindi sono 8 milioni di parametri. Sì. Mentre invece con la CNN per raggiungere lo stesso qualità di conoscimento si ottiene 35 milioni. Quindi si può. Io non ricordo adesso il titolo dell'articolo, ma può darsi pure che non l'ha scritto, però immagino che quello cioè, ci credo, insomma, penso che ancora gente come lui poi. No, vabbè, volevo capire che profondità era arrivato quell'aspetto lì che aveva colpito. Sì, sicuramente ecco, significa che hanno provato a ridurre il training set. Questa osservazione puoi vedere di nero senza le trasformazioni affini. E la CNN performa molto meno e probabilmente. Intende, magari la CNN facendo di dato con te, cioè mettendo i due trasformazioni affini, riesce ad arrivare allo stesso livello di Kassen, quindi ma è intesa dal punto di vista di quando non è l'articolo di queste cose. Sì, volevo fare un'osservazione su questo, in realtà Matteo Alberti l'ho seguito per un lavoro di tesi. Performano effettivamente meglio delle CNN per quanto riguarda MNIST. Dataset sovrapposti anche, però su altri dataset tipo CIFAR 10, CIFAR 100 si verifica che performano peggio, quindi in realtà ancora sono in essere queste reti, non sempre riescono a ottenere prestazioni migliori delle CNN. Ma posso fare un'altra domanda? E questo per esempio, finisco, è uno studio che sarà pubblicato nella tesi di questo ragazzo, di Matteo Alberti, che abbastanza innovativo perché non erano stati fatti questi test di performance. Ma scusa. Dicevo, quindi questi sono risultati nuovi, giusto? Relativamente nuovi, non so se sono stati fatti nel mondo, noi li abbiamo voluti fare perché. Perché quello che mi chiedevo è ci sono quanti iperparametri che tu devi scegliere per questo tipo di capsule in network? Magari dipende da come li scegli questi iperparametri e la performance a cui arrivi. E magari che ne so, su quel dataset MNIST sono stati in grado di trovare dei parametri che funzionano bene? Indubbiamente, per esempio il dynamic routing ha varie versioni, è uscito un articolo del 2018 che dovrebbe uscire con un altro tipo di routing, quindi stanno rielaborando, si chiama IM routing. Stanno rielaborando il routing iniziale di Hinton, quindi un po' stanno lavorando su quello. Poi ci sono i soliti iperparametri, il learning rate, poi come ha detto lui la rete non è proprio deep, diciamo il deep è all'interno delle capsule, però come vedi l'architettura è shallow praticamente. Però quello che volevo dire è che Hinton era partito in pompa magna sostenendo che avrebbero soppiantato le CNN, ultimamente si sono un po' ridimensionati. Anche il tempo di training può essere, visto che ci sono più una struttura più complessa, la fase training dovrebbe essere più lunga, però comunque mi piace ricordare che c'è il NORD, mi sembra, un dataset di immagini tridimensionali che viene per la prima volta risolto in modo soddisfacente. Sì, hanno delle applicazioni, poi non devi fare molta data documentation per rispondere a quello che ha detto lui. L'invarianza sulle traslazioni, sulle CNN, lo ottieni molto con la data documentation. Qui invece, grazie a quell'operatore, riesci a ridurre molto la data documentation. Però c'è ancora work in progress. Beh, tutte queste affermazioni qua sono affermazioni, diciamo, sperimentali basate su pochi esperimenti. Sì. Diciamo, fondamentalmente. Per cui sembra, qualcuno gli sembra, sì. Però buone speranze ci possono essere. Sì.
Sì, buone speranze sono, ci sono proprio perché, cioè, lo si vede dalla struttura, perché quello, quando mi, prima parlavo della, dell'aumento della dimensionalità, non passare da scalare a vettore, secondo me questa, questa cosa già di per sé apre una finestra, anche se il training sarà più lento, magari con le TPU di prossima generazione si riuscirà a risolvere, non so. Cioè, ultima domanda, basta, no, ma poi, no, io perché, ma ci possono essere, cioè, queste capsule net possono generalizzare il CNN, nel senso è una generalizzazione, cioè da una capsule net riducendo in qualche modo posso ottenere una CNN oppure no? No, per capire io. Il principio è completamente diverso. Quindi no. No. Però forse nel limite di quel vettore, il dynamic routing sicuramente introduce qualcosa di, perché c'è un prodotto scalare, insomma, beh. Io volevo capire se potevamo fare quello che fa la CNN, più qualcos'altro, cioè proprio per costruzione. No. Dunque, se fosse il vettore della capsula, se uno riduce la capsula a un singolo neurone, intanto quello è un limite. E il dynamic routing si può forse trovare un modo per ridurlo a max pooling? Forse è il max pooling una generalizzazione del dynamic routing, perché quello che hanno voluto fare loro è migliorare il max pooling, no? Ma infatti il max pooling generalizza il max pooling, nel senso che generalizza. Tu guardi come è fatto il dynamic routing, tu vado su massimizzare il corpo scalare, praticamente un conto è preservare quelle feature che si fa con l'angolo, no? Cioè che la caratteristica della feature, ma anche fa sopravvivere in alcune case delle capsule che hanno una norma più grande, quindi fa già di passare, ma è un minimo una generalizzazione del mass pooling, quindi sì.